sono Giorgio D'Antonio, presidente del Ferrari, della scuderia Ferrari Club a Piantica di Roma. E il nostro club è nato nel 1991 quando Little Tony ha comprato un Testa Rossa, e andando a fare un primo raduno a Gubbio, Tony la sera mi chiama e mi dice: Giorgio, ma hai visto che grande entusiasmo suscitano queste macchine in una piazza? Quindi noi dobbiamo fare un club e portare queste macchine in piazza, non per farsi vedere noi, fare i fanatici, ma per sì portare tutte quelle associazioni che lavorano nel volontariato, farle conoscere al pubblico. Quindi abbiamo costituito questo club, io sono stato nominato presidente, lui presidente onorario perché è cittadino di San Marino. Da quell'anno, 1991, abbiamo fatto più di 20 anni di raduno in tutta l'Italia, diciamo, ed ogni manifestazione è finalizzata a uno scopo sociale. Quindi abbiamo portato tante di quelle associazioni che lavorano nel volontariato e sono sconosciute al pubblico, le abbiamo portate in piazza per farle conoscere e apprezzare. Questo è il nostro scopo. Yes baby, I like the work you do on my yard. Buongiorno, dunque adesso vi spiego per quale motivo la macchina 2002 di Michael Schumacher è qui al Motor Show di Roma. È qui perché è stata richiesta dalla scuderia Ferrari Club di Appiantica in collaborazione con il Motor Show, l'abbiamo portata statica, ma è una macchina che usiamo anche per fare il cambio gomme vero col pubblico. Questa macchina era una delle sue macchine del 2002. Io ho fatto gli anni con lui dal 93 fino al 2005, che seguivo il muretto dei box. Gli avevo fatto simpaticamente una tabella quando lui ha avuto questo incidente maledetto. E gli auguro con tutto il cuore di riprendersi al più presto. È stato scritto con simpaticamente con quello che vedete lì: Michael, vinci per noi questo Gran Premio.